Ben arrivati amici di Zoom. Oggi parliamo di una problematica pesante nella nostra regione, le strutture viarie, le strade, un problema veramente annoso in Calabria. Ci sono dei centri che sono completamente abbandonati a se stessi perché purtroppo le vie di comunicazione sono interrotte. Vi parlo della strada provinciale 46, siamo in provincia di Vibo, siamo a Polia, c'è una strada che ormai da anni è distrutta, bloccata, è interrotta e ancora non si vede un raggio di sole, così come nella nostra giornata, per poter riparare questa strada che blocca un intero centro, che blocca un'intera comunità. Oggi in Zoom. Taxi Verde Onlus, la prima rete nazionale di trasporto sociale. Diventa imprenditore sociale creando il tuo social business. Assicura il tuo futuro con Taxi Verde. Oggi puoi. L'Italia che si muove. Facendo rete. Si vince. Taxi Verde Onlus, 349 89 38 567. Telefono e fax 0968 46 11 00. taxiverde@libero.it. Taxi Verde in rete @libero.it. A pochissimi minuti da Lamezia Terme, in località Platania, San Michele Ristorante Pizzeria. Il San Michele è ottimo ristorante con squisita cucina tipica, deliziosa pizzeria anche da asporto, ma soprattutto il locale ideale per l'organizzazione di banchetti, pranzi aziendali e cerimonie di ogni genere con le sue bellissime, confortevoli ed accoglienti sale e con possibilità di prenotare sale riservate anche da 10 posti. Per prenotazioni 0968 20 56 92. Vieni a trovarci in località Platania, a pochi minuti da Lamezia Terme. Ristorante Pizzeria San Michele, specializzato nell'organizzazione di banchetti, pranzi aziendali e cerimonie di ogni genere. Prenotazione tavoli al numero 0968 20 56 92. Al San Michele, la buona cucina è di casa. Nuova gestione. Perché quello che conta veramente non è solo l'idea, ma anche la capacità di divulgarla. Adesso. Comunicate. PubliM Group. Spazio alle vostre idee. Ben arrivati amici di Zoom. Siamo a Polia, un piccolo centro della provincia vibonese. Vi parliamo da questo territorio perché probabilmente, se continua così la situazione, se la statale 46, la strada provinciale 46 non si riparerà, non verrà rimessa allo stato iniziale, insomma, se non si riparerà questa strada, questo centro pian piano sarà sempre di più abbandonato. Siamo qui perché abbiamo accolto l'appello, l'invito degli amici di Polia, anche se loro hanno fatto tantissimi articoli sui giornali, sono usciti in questi anni, ci sono state anche delle manifestazioni. La situazione però è questa: una strada provinciale interrotta e un centro che pian piano sarà sempre di più abbandonato. Poi vi faremo vedere anche l'unico collegamento che ha Polia, ad esempio, poi per andare sull'autostrada, e anche quella strada è mal ridotta, ma lo vedremo nel corso del servizio. Un annoso problema nella nostra regione sono le vie di comunicazione, ma se non c'è la possibilità di poter percorrere in lungo e in largo il nostro territorio per il commercio, per la possibilità anche di poter andare da un centro all'altro per lo studio e via dicendo, come si può sviluppare la nostra regione? La strada è distrutta, è interrotta, non viene riparata e quindi il centro diventa abbandonato. Provinciale 46, stiamo a Polia, ma vediamo le condizioni attuali. Il Corriere della Calabria aveva dedicato anche un articolo: emergenza idrogeologica nelle sabbie mobili. Ecco qui, guardate, adesso poi lo visualizzeremo con la telecamera. Il comune di Polia, nelle preserve vibonesi, da 3 anni è isolato a causa di una frana. La rabbia e lo sdegno dell'assessore Amoroso che abbiamo qui, siamo stati abbandonati. E poi il resto dell'articolo, ecco, vedete un po' la strada e quello che succede.
se qualcuno sta male, chiamare un'ambulanza diventa un problema. I ragazzi per andare a scuola sono costretti tutte le mattine a raggiungere a piedi la fermata dell'autobus, che per alcuni vuol dire anche percorrere 3 chilometri. Allora, prendo l'articolo, me lo conservo. Io qui l'assessore Domenico Amoroso, ma poi abbiamo anche il sindaco. Questa è una situazione veramente grave, perché 3 anni sono un po' tanti. Esatto, oggi ricorre il 3° anno dal triste evento, che ormai diventa per noi un'occasione per lanciare questi segnali di allarme, di grave disagio che vive la popolazione, che si trova praticamente divisa da questa 52 metri di strada provinciale che non esistono più, e manifesta delle difficoltà continue, dal problema appunto della scuola a quella del sanitario, di cui poi parlerà il dottore Campisi. Cioè, abbiamo delle difficoltà enormi e viviamo una condizione di disagio così grave che riteniamo di essere stati abbandonati anche dalle istituzioni, perché abbiamo scritto delle lettere aperte sia al Presidente della Regione sia al Ministro dell'Ambiente, che sono i due firmatari di un protocollo, di un accordo di programma che risale al novembre 2010 e che prevedeva lo stanziamento di 700.000 euro per il recupero di questo costone. Non è anche una cifra esorbitante, sì, sono 700.000 euro, però. Però comunque serviva per recuperare questo costone. Andiamo sulla zona. Sì. Questa, spostiamoci, andiamo a vedere questi soldi poi? Al momento hanno speso 16.000 euro per fare delle indagini geognostiche e quindi per vedere qual è la consistenza del terreno. Il resto lo stiamo aspettando che si rediga questo progetto esecutivo e che quindi si avviino i lavori al più presto, perché è una situazione davvero insopportabile ormai. Guardate, divide anche in due il paese, no? Perché per andare da quella parte poi bisognerà fare qualche strada. Noi proveniamo dalla frazione centrale, c'è lì dove c'è la sede comunale, e per raggiungere la frazione dei Tre Croci una volta si passava da qui. E adesso ci sono strade interne. Adesso la provincia ha realizzato una bretella alternativa che tuttavia si vede qui e consente il transito soltanto dei mezzi leggeri, ecco, i mezzi pesanti non possono transitare. Qui chiaramente c'è un po' di terra per non far passare le macchine. Tutta quella zona lì quindi è sindaco. Il sindaco si chiama? Carmelo Bova. È in pratica bloccata, no? La frazione Tre Croci, che è una delle 4 frazioni che costituisce il nostro paese, è bloccata o perlomeno non è accessibile a mezzi di determinate dimensioni, superiori ai 35 quintali. Per intenderci. Se si vogliono fare determinati lavori da quella parte lì, non si possono fare. Praticamente dovrebbero passare da Filadelfia, praticamente devono allungare 15 chilometri, qualsiasi cosa allunga di 15 chilometri. Ecco, arriviamo qui. Cosa ricorda quando è caduta questa strada? Sì. Era ormai buio quando la strada è andata giù. Già dalla mattina si sono iniziate a vedere delle crepe sulla strada. Ah, ma è andata di notte? È caduta. Erano le 7 di sera quando è caduta. Ormai di questi periodi è buio, insomma. Quindi meno male che non passava nessuno in quel momento. Come ve ne siete accorti? Abbiamo notato delle lesioni, io stavo rientrando da Catanzaro quella sera e sono venuto verso le 6 a vedere qual era la situazione. Ormai non si passava più perché la strada si era abbassata. Quindi avevate già notato che qualcosa non andava. Abbiamo chiamato gli operai del comune per far chiudere la strada, visto che la provincia non l'aveva ancora chiusa e non aveva preso provvedimenti, anziché transitare durante il giorno metà carreggiata praticamente. E quindi, quando gli operai sono arrivati qua, c'era una signora che intenta risalire dall'altra parte, ma non riusciva a farlo perché la strada si era già abbassata di circa una cinquantina di centimetri. Fortunatamente l'arrivo degli operai ha fatto sì che la signora si spostasse, perché dovevano chiudere la strada. Hanno sgomberato le macchine, perché c'erano macchine sia da una parte che dall'altra che stavano aspettando di passare, ma bloccate appunto dalla macchina della signora. In quel momento, proprio in quel momento, quando tutti si sono spostati, fortunatamente, perché non c'era nessuno in quel momento, anche la signora era stata fatta scendere dalla macchina, ma proprio in quell'istante, la signora era dove c'è quell'asfalto adesso,
era scesa a 2 metri dalla macchina e la macchina è arrivata giù, ancora è là sotto perché non siamo riusciti a recuperarla. Ah, ancora la macchina, magari si vedrà dall'altra parte, da qua non si nota, però guardate, da questa parte, ecco lì c'è un asfalto, si vede Ivan lì, qui, perché poi nel corso del tempo qui ancora è continuato a crollare, non esiste più l'asfalto, proprio non esiste neanche una piccola rimanenza di strada, se non questa cosa qui. Questa qui è semplicemente una manifestazione che abbiamo fatto l'anno scorso nel periodo di Natale e abbiamo creato questa sorta di tracciato alternativo per dimostrare che nel giro di 2 ore noi semplicemente con la volontà delle persone siamo riusciti a creare una pista di passaggio per dimostrare che il lavoro da fare non è così difficile e così impossibile da realizzare. Quindi perché questo territorio, vedi, se noi vediamo questa strada qui, attento, ecco, è stata fatta da loro proprio per un passaggio pedonale, diciamo, non oltre. Lì, meno male che questa casa non c'era nessuno prima, giusto? Sì, questa è una struttura che è rimasta abbandonata, che aveva iniziato le amministrazioni comunali del passato e che adesso è rimasta. Credo che anche lì sopra ci siano problemi, no? Lì è tutto il costone franato. Rischio perché quel costone a monte era franato una decina di anni fa, poi fortunatamente si è fermato alla strada e non ci sono stati problemi. Adesso, a distanza di anni, è venuta giù la strada, insomma. Io sono il dottor Francesco Campisi, medico di questo territorio, però tra qui e il comune di Filadelfia, ma prevalentemente qui, perché questo è il mio paese. Qui sono nato, qui vivo, qui medico faccio generico qui. Sì, anche qui a nei piccoli centri comanda il sindaco, il prete, il medico è il comandante della stazione dei carabinieri. Io faccio il medico, voglio dire. Uno dei quattro che comanda. Certamente il ruolo del medico è importante, ancora di più quando queste realtà sono distanti 30 km dal primo centro, diciamo così, dove c'è l'ospedale Vibo. Aspetta un attimo, no, perché voglio far vedere questa macchina, girati Ivan, ecco di lì. Ha sbagliato strada la macchina, voleva passare da qui. Bisogna metterci anche una segnalazione adatta, perché. E siamo in pieno giorno. Come? Hanno finito questi lavori di perforazione perché hanno fatto le prove geologiche qualche giorno fa e hanno rimosso le transenne che chiudevano la strada anche dall'altra parte. Quindi, in poche parole, adesso l'impresa non ha ancora finito, ma dovrebbe chiudere di nuovo la strada e non renderla più accessibile. Quindi facciamo un appello all'impresa perché, signori, cari amici dell'impresa che ha effettuato questi lavori, se questa persona adesso, l'abbiamo beccata di giorno, ma se passava al buio avrebbe avuto problemi gravi, quindi l'abbiamo proprio formulato in diretta, fatto vedere in diretta, questo è un problema grave, transennate bene amici dell'impresa, perché è un problema, se passava di notte era un guaio.
Stava dicendo, mi scusi. Allora, stavo dicendo, il problema sanitario qui a Polia è abbastanza serio, perché già di fatto Polia dista 30 km da Vibo, quindi il centro ospedaliero più vicino. Se aggiungiamo il disagio che noi abbiamo con, o meglio, che ha creato questa frana, considerato che Polia è un paese diciamo abitato prevalentemente da anziani, quindi una patologia seria, come dicevo prima al giornalista, quale l'infarto, l'emorragia cerebrale, ma anche i non anziani, un bambino, un adulto, un giovane che ha una crisi asmatica, e quindi c'è bisogno di un intervento urgente, a volte del ricovero urgente. I tempi di soccorso, i tempi di trasporto in ospedale diventano molto più lunghi, quindi con un rischio della vita del paziente molto molto serio, perché a volte il fattore tempo, o meglio in queste patologie che ho descritto, il fattore tempo gioca un ruolo importante. Importante. Il 118 quando arriva, voglio dire, dobbiamo farlo attendere da qualcuno per indirizzarlo, perché in queste stradine non sa dove dirigersi, e quindi questo fatto, come dicevo, diventa un ulteriore aggravio della situazione del paziente, che può essere l'anziano, ma non dimentichiamo neanche una patologia urgente in uno giovane. E questo è un fatto che ci penalizza molto, ma anche nelle percorrenze quotidiane. Abbiamo delle strade, sì, alternative, ma con un disagio di percorribilità non di poco conto. E quindi l'appello è che si risolva al più presto, perché oltre gli altri motivi che ha enunciato il sindaco e l'assessore, io voglio sottolineare il fatto della salute del cittadino. Perché la salute credo che sia il bene più prezioso. Con questa conclusione voglio fare appello, insomma, a chi di dovere di muoversi. Grazie. Transennate bene, amici dell'impresa, perché è un problema. Se passava di notte era un guaio. Allora, Antonio Sisca, un collega della Gazzetta del Sud, scrive sul territorio, quindi ha seguito negli anni questa vicenda che è indefinita, interminabile, non si sa quando si potrà provvedere a riparare questa strada. Sì, ho seguito sin dal primo momento questa vicenda, una vicenda sotto alcuni aspetti terrificante, perché isola completamente il comune di Polia. Ci sono stati degli interventi da parte della provincia, però credo che sia trattato finora di palliativi, perché in realtà il problema non è stato risolto. Spesso sento anche dei commercianti i quali si lamentano del fatto che quel poco che facevano non riescono più a farlo, proprio perché manca il collegamento tra Filadelfia, Polia e il bacino dell'Angitola. Pertanto bisognerebbe intervenire al più presto per cercare appunto di risolvere quello che è diventato il problema dei problemi. Bisogna precisare che la problematica non è solo per coloro che abitano a Polia, qui c'è tutto il territorio che subisce. Sì, per raggiungere Filadelfia bisogna fare un giro molto più lungo. Poi in zona operano dei commercianti che abbastanza, diciamo, grossi dal punto di vista degli affari. Parlando con uno di loro, con qualcuno di loro, ho saputo che in realtà non ce la fanno più, che gli affari e gli introiti sono diminuiti sensibilmente, al punto che non sanno più a quale santo votarsi per cercare di ovviare al problema. Già mi dicono la crisi si fa sentire, se il problema dell'arteria non sarà risolto non sappiamo più, rischiamo di chiudere e di mandare a casa i dipendenti che
operano in queste strutture, in questi esercizi commerciali. Senta Sisca, che titolo farebbe su un articolo su questo ponte? Una bella foto del ponte, della strada, una bella foto della, magari quella macchina lì in primo piano, strada crollata, che titolo farebbe? Guardi, meglio defetto. Sì, a 3 anni dalla frana i cittadini si sentono abbandonati. Così proprio. Polia abbandonata? Polia abbandonata, sì. Bene questo tipo. Sì, 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 Polia abbandonata e di conseguenza anche il territorio, credo, perché come dicevo, Polia che gravita su Filadelfia, che è un centro grosso, subisce appunto questo problema. E se non viene risolto il più presto possibile, questo paese con il passare del tempo, il comune di Polia con il passare del tempo rischia di diventare un paese fantasma. Vedete delle immagini che abbiamo realizzato allora, che abbiamo già proposto anche con alcuni servizi di altri colleghi, di Maurizio Bonanno, e il proprietario di quella macchina lì in fondo è il signore che si chiama? Enzo Farina mi chiamo. Come mai si trovava la macchina? Lo stava percorrendo o era parcheggiato? Era mia moglie, cioè io sono rientrato mezz'ora prima a casa e ho visto che c'era un avvallamento. E immediatamente ho chiamato mia moglie per telefono dicendogli che c'era un avvallamento, di stare attento. Solo che dopo un'oretta mi hanno chiamato che mia moglie era con la macchina, si era salvato, diciamo, per miracolo, perché è riuscita a buttarsi giù dalla macchina, la macchina è andata giù. Cioè, mentre stava percorrendo? Sì, sì, mentre stava percorrendo la strada, perché non era nemmeno chiusa la strada, c'era solamente un segnale di pericolo generico. Quindi salva per miracolo? Sì, 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 si è salvata per miracolo e quindi... La macchina è andata giù? La macchina è andata giù, ci abbiamo rimesso la macchina, naturalmente, nessuno ci ha rifondato di delle spese che abbiamo affrontato, perché mia moglie... Perché chi gliela paga questa macchina adesso? Guardi, c'è in corso una pendenza penale con la provincia, mo vediamo come succederà, ma il problema è che mia moglie per 3 mesi, come lavora a Pizzo, non riusciva più a guidare la macchina, quindi fastidi per portarla a Pizzo ogni mattina, riportarla a casa. È stata in cura per 3 mesi da uno specialista, quindi... Per la paura? Per la paura, sì, sì, per la paura non riusciva più a mettersi in macchina, quindi adesso siamo in attesa di vedere come va a finire tutta questa storia. Il problema è che non è il problema mio singolo, ma il problema è del comune di Polia, che siamo senza strada. Di tutta la comunità. Di tutta la comunità, perché si affrontano quotidianamente dei grossi problemi, anche se la provincia ha fatto immediatamente quella bretella, ma lei, come ha visto, è una piccola bretella che secondo me, per quanto riguarda... La bretella si riferisce alla strada... Quella strada che ha fatto una bretella alla provincia e secondo la norma del codice della strada non potrebbe essere nemmeno a doppio senso di circolazione, perché ogni volta si incontrano due macchine, una delle due macchine deve tornare indietro, quindi ancora disagi. E naturalmente, come stava dicendo il medico dottor Campisi, crea dei problemi anche per gli ammalati, perché se viene chiamato il 118, naturalmente, non sapendo quale strada percorrere, i tempi per il soccorso si allungano, quindi sono grossi problemi che la comunità di Polia sta affrontando. Allora, amici telespettatori, noi siamo venuti qua, siamo tornati sull'argomento, non è una novità, perché in questi 3 anni più volte attraverso il nostro telegiornale ci siamo occupati di questa strada di Polia, ricordo la statale 46, strada provinciale 46, l'appello lo abbiamo lanciato un'altra volta tramite il sindaco, tramite l'assessore, qui bisogna muoversi perché la comunità non può rimanere senza questa arteria centrale per la vostra comunità. E i soldi devono essere stanziati. I soldi, diciamo, sulla carta ci sono. Sulla carta ci sono. Attendiamo che si realizzi l'opera.
Noi solo questo chiediamo. Quindi l'appello a chi bisogna farlo? La provincia a questo punto? No, è stato istituito un commissario, un commissario delegato straordinario per l'emergenza idrogeologica ed è guidato dal dottor Percolla. Sì. Che risponde all'assessorato? Alla Regione Calabria, alla sì. Regione. Noi abbiamo chiesto anche al presidente Scopelliti di venire a visitare i luoghi, purtroppo non abbiamo avuto mai l'onore di averlo qui in paese. Noi abbiamo anche interessato il Ministero dell'Ambiente perché c'era un protocollo d'intesa fra Regione e Ministero per accelerare tutte quante le pratiche burocratiche per realizzare questa strada. Alcune attività commerciali hanno dovuto chiudere. La situazione economica, sociale è quella che è. E noi praticamente assistiamo inermi ad un paese che lentamente sta morendo. La strada che dall'uscita dell'autostrada Pizzo porta poi a Polia, che è l'unica possibile percorribile, è anche ridotta male. L'abbiamo vista anche noi percorrendola, quindi la problematica c'è, diciamo, anche su quella strada. È un problema generale delle nostre strade, però questo, diciamo, l'elemento più grave, l'elemento peggiore, perché qui la strada non esiste più, questa è la questione. Allora, appello lanciato, amici telespettatori, dottor Percolla, ha detto? Sì, dottor Percolla, ci rivolgiamo a lei. Non so, magari io poi cercherò anche di contattarlo, sì, per vedere qual è la situazione, che cosa succederà qui, perché la comunità di Polia a questo punto necessita di una strada percorribile. Questa è un'arteria centrale per questo paesino di quanti abitanti? Siamo 1000 abitanti. 1000 abitanti, sì. Però questa è un'arteria per loro vitale. Esatto. Importanza vitale. Grazie agli amici di Polia. Un altro servizio con Zoom. Officina Meccanica Alfieri. Ripariamo vetture plurimarche. 2 anni di garanzia sui ricambi montati presso la nostra struttura. Check-up della vostra vettura gratuito. Ricarica aria climatizzata 49 euro. Sconto sui ricambi 30%. Sconto sulla manodopera. Card soccorso stradale gratis. Ritira la tua tessera raccolta punti presso la nostra officina e avrai il tagliando in omaggio. Ritira e consegna a domicilio. Officina Meccanica Alfieri, via Bellino 8, Catanzaro Lido. Telefono e fax 0961 719291. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato presidente del Tribunale dei Minorenni di Bologna Giuseppe Spadaro, 49 anni, attuale presidente di sezione del Tribunale di Lamezia Terme. Spadaro è stato votato all'unanimità nella seduta plenaria dal CSM che nel 2007 lo aveva nominato alla Lamezia Terme dopo aver trascorso 9 anni al Tribunale Minorenni di Catanzaro e, precedentemente, altri 9 anni nella pretura di Catanzaro. Lascia la Calabria dopo 23 anni di servizio nel distretto. Vogliamo solo ricordare il suo lavoro effettuato nella città della Piana, discreto, professionale. Spadaro è una persona dotata di particolare umanità. Lo abbiamo apprezzato in questi anni. Questa dote, per la sua professione di giudice, è una dote unica che dà un valore aggiunto al suo operato. Lo abbiamo apprezzato anche quando, a spada tratta, ha difeso il Tribunale di Lamezia dalla chiusura. Le immagini si riferiscono proprio ad un suo intervento in piazza davanti il Palazzo di Giustizia. Spadaro va a Bologna, ma rimarrà in questa città l'opera di un professionista da esempio per la giustizia italiana. Una città che negli ultimi anni si è avvicinata alla procura e al suo tribunale, ai suoi giudici, perché ha capito che finalmente giungevano indagini e condanne serie. Una città che, lo vedrete nelle prossime settimane, ha reagito e ha deciso da che parte stare. Credetemi, in questo momento di questa iniezione di fiducia ne avevamo e ne avevo personalmente bisogno. Grazie.
Fate il grande presidente! E siamo qui al termovalorizzatore di Gioia Tauro, dove vedete tutti i sindaci della Piana per manifestare, perché hanno bloccato sia l'entrata che l'uscita dei mezzi. Chiedono al commissario per l'emergenza rifiuti, perché la cosa non è più sostenibile, quella che si vede sia sulla Piana che anche a Reggio Calabria. Perché non mi fanno scaricare? Non mi fanno scaricare? No, io non sono dello scarico, sono del carico. Dovrei uscire. Siete un autista? Sì, sì. Non mi fanno scaricare? No. Come mai? Non lo so perché. Ma quanto è che è fermo qui lei? È un'oretta. Lei è bloccato qui? Dalle 9:30 di stamattina e sono fermo perché non mi fanno uscire. Dovrei uscire con le ceneri dell'inceneritore e non mi fanno uscire. Attendiamo risposta. Perché non, allora sostanzialmente i sindaci ormai sono arrivati all'esasperazione e i sindaci sono qua perché sono esasperati, hanno le strade invase dai rifiuti e non vedono prospettive, vedono che gli organi sovracomunali non sono vicino a noi a farci capire dove possiamo conferire questi benedetti rifiuti. Oggi siamo arrivati all'estremo, picchettando l'impianto, e lo picchetteremo fino a quando non avremo notizie certe da parte dell'ufficio del commissario, dall'assessorato all'ambiente regionale, di un piano di rientro per l'emergenza dei rifiuti. Siamo pronti ad emanare anche delle ordinanze di chiusura delle scuole e degli uffici in tutti i comuni della Piana, perché anche la situazione igienico-sanitaria ormai ha toccato dei livelli di preoccupazione gravissima. Ma quant'è che siete qua? Non abbiamo bloccato? Noi abbiamo bloccato da stamattina e andremo avanti ad oltranza sino a quando qualcuno non verrà qua a comunicarci dove possiamo conferire i rifiuti, non con un giorno pensando che, di tamponarci dicendo oggi scaricate. Noi vogliamo un piano di rientro per l'emergenza dei rifiuti. Vediamo che tutta la Piana, non solo, ieri abbiamo visto anche Striscia la Notizia, Reggio Calabria. Perché tutta questa spazzatura? La gente paga, però il servizio non viene svolto. Guardi, sicuramente noi paghiamo 15 anni di mancata programmazione, 15 anni di commissariamento che non hanno programmato quello che è il ciclo di raccolta e di conferimento dei rifiuti. Gli impianti e quelli che ci sono ormai esauriti. Qua noi abbiamo, la cosa paradossale è che sulla Piana di Gioia Tauro invece abbiamo un impianto, un termovalorizzatore che funziona a singhiozzo. Allora noi non siamo più disponibili a sopportare questo stato di cose, soprattutto, giustamente come dice lei, non sono disponibili per sopportare i nostri cittadini che pagano regolarmente la tassa che i comuni in questo momento sono costretti a mettere. E allora sicuramente paghiamo 15 anni di programmazione, ecco perché ribadiamo anche oggi che il commissario deve finire, sembra che ormai sia finito questo periodo di commissariamento e che ritorni in mano alle istituzioni preposte, cioè all'assessorato all'ambiente, la programmazione del ciclo dei rifiuti nella regione Calabria. Ci sono dei problemi di tipo giuridico. Non diciamo cavolate. Sì, lo so. Io sono 7 anni che faccio la differenziata e se non metto soldi di bilancio non si fa. Ce la fa, quindi è inutile che indipendiamo in giro, va bene? Ha un costo, però naturalmente se noi fossimo uno deve già fare una scelta, sistema, dire voglio fare un discorso ambientale, così via, ok, ma è inutile che ci mettiamo a parlare. Alla fine il sistema si inceppa perché quando non ci sono comunque gli scarti tu li devi conferire, nella frazione secca c'è l'umido, fare, partire con però lo, naturalmente ti partire con lo start up, siamo tutti bravi, si deve vedere nel tempo se la situazione andrà avanti. Siamo con il sindaco di Scito. Com'è la situazione a Scito per la spazzatura? Ma la situazione a Scito è un po' come tutti i comuni, siamo stato emergenziale, sicuramente rispetto ai comuni più grossi probabilmente soffriamo un po' meno, ma ci sono molti gente alla Piana di Gioia Tauro in una situazione veramente invivibile e quindi quello che avevamo annunciato noi nei mesi scorsi, che avremmo passato una nuova Napoli, qui a Napoli siamo arrivati e credo che stiamo superando anche quelli che erano i limiti, i livelli dell'emergenza a Napoli e dell'intera Campania. Sicuramente questo di oggi documenta, noi documentiamo e sottoscriviamo il fallimento del commissario dell'emergenza rifiuti, che a nostro avviso, quindi non sono un problema di essere smentito, non è l'uomo adatto per occupare quel posto, in quanto se da molti mesi, da settimane ci promette che il giorno dopo l'emergenza sarebbe cessata perché avevano già preso delle iniziative, noi ormai siamo stanchi e vogliamo, e prima di abbandonare questo presidio, un piano per superare questa emergenza, stato emergenziale, affinché i nostri comuni possano tornare a normale attività, un normale decoro e possono
ricevere tranquillamente e anche ospitare eventualmente anche turisti, e diversamente è inutile che parliamo di turismo e di sviluppo per il nostro territorio. Tra le altre cose diventa anche sempre più difficile spiegare ai cittadini perché pagano la tassa sui rifiuti e non hanno questi servizi, quindi è un momento veramente molto difficile e delicato. L'altra cosa strana è quella del sequestro cautelativo della discarica di Melucucà, che giunge a 2 giorni dall'apertura. Io mi domando se questa denuncia è arrivata soltanto 3 o 4 giorni fa o è da mesi che è stata fatta, e perché questo intervento non è stato fatto nei mesi precedenti anziché arrivare a questa situazione di oggi. È il sindaco di Galatro. Spazzatura per le strade? No, abbiamo tutti lo stesso problema, siamo tutti pieni di spazzatura. Il problema è che siamo qua oggi perché siamo esasperati. Non si può più andare avanti, 1000 promesse, prima Melucucà, adesso Melucucà è il problema che va, però è il sistema che non va, c'è il fallimento totale del commissariato, dell'emergenza rifiuti, qua non hanno programmato e continuano a non programmare. Poi secondo me, questa è un'impressione che io ho, finita questa emergenza esterna, credo che c'è un problema interno alla gestione del termovalorizzatore, perché noi abbiamo qua una Ferrari e è come se avessimo una 500 per camminare, perché è in grado di smaltire centinaia di tonnellate di rifiuti e invece poi qua si fermano, e anche siamo arrivati all'assurdo, al paradosso, un'azienda che gestisce e che fattura milioni e milioni di euro si ferma perché si rompe un cavo, un tubo di una motopala o perché non hanno le gomme per studiare. Queste sono, abbiamo sferrato proprio il ridicolo. Quindi. Ma questa Calabria dove va a finire? Ma secondo me la Calabria, se non prende in mano tutto la politica, cioè se non si muove il governatore Scopelliti con l'assessorato all'ambiente, il Sole Pugliano, a prendere in mano e riprendere in mano la gestione dei rifiuti, passando a gestirla direttamente sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto politico, in mano al commissario, secondo me all'assessorato, secondo me non andremo da nessuna parte, abbiamo veramente toccato il fondo. E qui, come vedete, ci sono altri sindaci. Ecco, lei da dove arriva, sindaco? Comune Ferroletto della Chiesa. Questo problema spazzatura. E chiaramente, sì, ormai è tutto invaso la pianta, si può dire, questa spazzatura. E non ci sta bene, chiaramente, che alcuni paesi vengono a scaricare qua, dove noi assorbiamo tutto, si può dire, per quanto riguarda le tossicità e via via. Ancora lei, sindaco? Io sono un assessore del comune di Ottavo Martina, sono l'assessore all'ambiente. Sì, è una situazione proprio grottesca, si può dire. Stiamo facendo ordinanze. Risposta da qualcuno? Non abbiamo nessuna risposta. Ci mettono qua a fare i turni, arriviamo qua e poi ci rinviano sempre, una volta 4 giorni, 5 giorni. È una situazione ormai insostenibile. Non è... Mentre qua siamo con il sindaco di Melucucà, questa situazione anche a Melucucà. Purtroppo dopo 3 anni di emergenza che Melucucà è riuscito a sopperire, distinguendosi sempre come un comune comunque tra i più puliti della piana, come ho spesso detto anche in tempi non sospetti, se le cose continuano in questo modo prima o poi la spazzatura arriverà a Melucucà. Purtroppo devo con rammarico constatare che anche a Melucucà le mie parole sono diventate realtà. Purtroppo quando non fanno scaricare una volta ogni 15 giorni è normale che anche il lavoro della differenziata viene a cadere. Ma al di là del discorso di Melucucà, il problema è della piana, io lo sapete, non mi piace parlare esclusivamente del mio comune. Oggi siamo qui a ribadire che non è possibile questa situazione e abbiamo, anzi, permettetemi di dire che tutti i colleghi sindaci si sono sempre dimostrati che con una grande attenzione, solidarietà e tante belle cose, però a un certo punto ognuno deve prendersi il proprio responsabilità, quindi pretendiamo che vengano presi. E continuiamo ancora, qua abbiamo il sindaco del comune di... Io sono di Santa Cristina. Santa Cristina Spromonte, in provincia di Reggio Calabria. Stessa situazione anche a Santa Cristina? Sì, guardi, è proprio una situazione che è diventata ingestibile. Noi abbiamo cumuli di rifiuti come non abbiamo mai avuto e purtroppo a tutt'oggi non abbiamo delle soluzioni. Siamo qua proprio per cercare insieme a le altre istituzioni a trovare delle soluzioni nell'immediato, perché veramente non riusciamo più a gestire. Ancora abbiamo il vice sindaco del comune di Taurianova, stessa situazione anche a Taurianova. Sì, abbiamo uguale, ci siamo ritrovati qua per manifestare questo discorso dei rifiuti che un pochettino dà fastidio a tutti. Non è una questione campanilistica, quindi non siamo né Taurianova né Cittanova né Poliste né nessun altro comune
della piana. Abbiamo un interesse comune, quello di liberare il nostro territorio dalla diventato ormai da qualche mese una piaga seria. Una piaga seria e che non si vede via d'uscita, questa è la grande problematica. Sensibilizzare il commissario, anche il prefetto che sarà fra poco qua tra noi, a fargli capire che c'è un territorio che sta soffrendo immeritatamente, che abbiamo tutte le condizioni per non soffrire di questo male. Forse l'unica cosa che abbiamo nel nostro territorio era il ciclo completo dei rifiuti, con le discariche al servizio del termovalorizzatore, con altre situazioni come impianto di Siderno chiuso, non mai andato in funzione, che ha delle linee per quanto riguarda la differenziata che può distribuire tranquillamente nelle sue linee i vari materiali, quindi non capiamo perché ci debba essere questo tipo di situazione. Siamo qua per manifestare, è un blocco tra virgolette molto pacifico, tranquillamente da sensibilizzare, per sensibilizzare tutte le istituzioni. Ma credo che se non ci saranno delle situazioni positive si potrà passare a una fase molto più dura. Grazie. Grazie. Sindaco di Rosarno, prima linea, in varie manifestazioni anche oggi qui, stesso problema. C'è una situazione insostenibile che non riusciamo più a fronteggiare dal punto di vista igienico-sanitario. Abbiamo circa 350 tonnellate di rifiuti in mezzo alla strada, dal 14 gennaio non riusciamo più a conferire, ma soprattutto quello che denunciamo oggi è l'assoluta incapacità di gestire la situazione emergenziale da parte dell'ufficio del commissario. Non riusciamo ad avere delle risposte serie, un piano per il futuro. Noi saremmo disponibili subito ad abbandonare questo presidio solo se ci dicessero dove dovremmo portare i nostri rifiuti. È una situazione che va avanti da prima di Natale, ora si è inasprita negli ultimi giorni, sempre con un rinvio all'indomani, dicendo che sarebbero arrivate delle soluzioni. Oggi, dopo aver appreso dalla stampa del sequestro della discarica di Medicucca, la situazione è divenuta insostenibile, non abbiamo neanche una prospettiva futura. E dobbiamo difendere il nostro territorio dai danni paradossali che un inceneritore posato sulla piana di Gioia Tauro, che ha servito tutta la regione Calabria in questi anni, oggi invece fa sì che i rifiuti proprio della piana siano gli unici a non trovare collocazione. Sindaco, noi vediamo tanti sindaci comunque della piana di Gioia Tauro, ma non vediamo il sindaco di Gioia Tauro che nel suo territorio, come mai? E, probabilmente l'assenza è dovuta al fatto che nei giorni scorsi si è autosospeso all'Associazione Città degli Ulivi. Noi invece riteniamo, anzi io lo invito, approfitto proprio delle vostre telecamere per invitarlo a manifestare con noi per questo problema, che non è un problema delle singole città, invito anche tutti gli altri sindaci assenti, sono pochissimi gli assenti, ma Gioia Tauro e Palmi sono i comuni più grandi che sono assenti oggi a questa manifestazione, dicendo che solo uniti, solo difendendo il proprio territorio, il problema di uno è il problema di tutti, possiamo ottenere delle risposte. Ancora qui il sindaco. Io sono il sindaco di Serrata. Anche a Serrata il problema della spazzatura. E certo, pure Serrata fa parte della piana. Piana è bloccato l'inceneritore, abbiamo grossissimi problemi e stiamo spendendo tantissimi soldi per far conferire, far soggiornare qua il nostro lavoro ogni giorno. Ancora sindaco di. No, il sindaco di Varapoglio. Anche a Varapoglio la situazione, la più o meno sì. Tutta la piana ormai. Tutta la piana ormai è invasa da questa spazzatura. È ormai una situazione che si protrae da troppo tempo e c'è bisogno di risposte e di programmazione concreta. Altrimenti si andrà sempre di male in peggio. Sì, rappresento l'amministrazione comunale di Polistena e siamo qua per protestare contro questo problema sull'ambiente che purtroppo né l'ufficio del commissario né la regione Calabria riescono a risolvere. Siamo qui insieme ai sindaci della piana e aspettiamo il prefetto che ci dia una risposta positiva su questo problema. L'assessore del comune di San Giorgio ha anche lo stesso problema, anche voi? Sì, siamo arrivati proprio in una situazione insostenibile e per questo è uno dei motivi per i quali siamo qua. Sinceramente siamo stufi, io come amministratore ma anche come cittadino del mio comune, non abbiamo mai visto una cosa così degradante veramente a San Giorgio. Credo che non sia giusto vessare i cittadini continuamente con tasse, soprattutto tasse di rifiuti, e poi non garantire ai cittadini stessi il servizio che viene offerto dall'impresa di pulizie della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Noi oggi siamo qua tutti riuniti per mandare un messaggio chiaro, forte, non ci stiamo più, vogliamo che la situazione cambi, anche perché
praticamente non è soltanto una questione di carattere ambientale, ma è soprattutto di carattere sanitario e igienico. E da questa mattina qui siamo al termovalorizzatore di Gioia Tauro, i sindaci, i 33 sindaci della Piana, hanno bloccato sia l'entrata che l'uscita dei mezzi per la raccolta dei rifiuti. I sindaci della Piana da questa mattina sono di fronte il termovalorizzatore di Gioia Tauro per protestare. Ecco, i mezzi non stanno più scaricando, ma questo succede già da giorni. Una situazione difficile anche questa. Vediamo la città di Reggio Calabria invasa totalmente dai rifiuti e, come la città di Reggio Calabria, anche l'intera Piana di Gioia Tauro, eccetto qualche comune che fa la differenziata e si è organizzato diversamente. Il prefetto è vicino a questa situazione. Cosa bisogna fare? Ma intanto voi sapete benissimo che tutto questo capita perché c'è una difficoltà nel conferire in discarica, negli impianti di smaltimento questi rifiuti, quindi si è creato un cortocircuito. La chiusura dell'impianto di Melicucca è stata un'ulteriore, diciamo, goccia sul vaso già colmo, e quindi non ha agevolato certamente questa difficoltà. Però ci si sta lavorando. Io proprio stamattina ho parlato col commissario Speranza, il quale mi ha detto che comunque aveva trovato due soluzioni che già facevano parte del piano alternativo, su Pianopoli e su Sgambatello. C'è stato rinvenuto un altro spazio, San Batello, dove è stato rinvenuto un altro capannone in grado di accogliere un minimo 500 tonnellate al giorno. Quindi il sovrappiù che doveva essere destinato a Gioia Tauro sarà spostato, quello di Villa, quello di Reggio, sarà spostato in quella direzione. Quindi tra San Batello e Pianopoli dovrebbero riuscire a decongestionare la situazione di criticità che sarà venuta a creare con la chiusura di Melicucca. L'impianto di Melicucca naturalmente speriamo sia chiuso il minor tempo possibile per far fare questi rilievi ai periti nominati dalla procura di Catanzaro, mentre altri quantitativi prenderanno un'altra strada verso le Puglie, credo fuori regione, e il commissario quindi ha assicurato che a breve anche questa situazione sarà risolta. Quindi una rassicurazione da parte del prefetto ai tutti quei cittadini che si lamentano perché pagano le tasse e dicono: ma non ci vediamo il servizio della raccolta dei rifiuti. Questo è un cortocircuito, come dicevo, che si è venuto a creare. I cittadini hanno ragione, però il problema non è la raccolta, è il conferimento. Cioè, raccoglierli e lasciarli sugli automezzi non significa risolvere il problema, anche perché poi gli automezzi non sarebbero sufficienti a raccoglierla tutta. Il problema è trovare questa strada per il conferimento. Quindi si sta lavorando, la sta lavorando molto il commissario per l'emergenza dei rifiuti, e quindi speriamo che questo si possa avviare a soluzione anche questo. Il problema è che nella regione ci siano impianti di conferimento insufficienti a raccogliere e a smaltire tutti i quantitativi che vengono prodotti. Ci sono due province addirittura che non ne hanno, come Cosenza e Vibo. Cosenza è una grossa provincia, per esempio, quindi questo è un fatto che non è una novità, è una cosa che credo si trascini. Il sistema è da un po' che aveva questa criticità, che in questo periodo è esplosa perché è, diciamo, su tutto il territorio. Hotel Class, 4 stelle, hotel, ristorante, sale meeting, servizi meeting con registrazione in digitale e servizio segretariato. Hotel Class è una struttura nuova, elegante e funzionale, nata per soddisfare le esigenze della moderna clientela che viaggia per affari o per svago. Hotel Class, svincolo Lamezia Terme, autostrada A3, a pochi minuti dalla stazione centrale e dall'aeroporto di Lamezia Terme. Prenotazioni e informazioni 0968 41 85 17. www.hotelclass.it. Hotel Class, soggiorni che si trasformano in momenti di vero relax. La comunicazione è l'arte più antica a cui l'uomo sia affezionato. Il bisogno di dire cosa siamo, cosa vorremmo essere. È un impulso che vive da sempre dentro ognuno di noi. È innato e come tale pulsa con tutta la sua forza. Perché quello che conta veramente non è solo l'idea, ma anche la capacità di divulgarla.
PubliM Group. Spazio alle vostre idee. Sta cercando un'auto, moto o imbarcazione e vuoi la migliore occasione in Calabria? USA Motor Shopping. Sei un concessionario e vuoi vendere facilmente i tuoi veicoli? Visti ogni mese da decine di migliaia di lettori in tutta la regione e su internet? USA Motor Shopping. USA, la rivista patinata calabrese gratuita con la più grande tiratura e diffusione in 295 comuni e in 2000 punti di distribuzione, gratis o a 70 centesimi. Da 10 anni, i più importanti e selezionati operatori del settore si affidano a Motor Shopping. Per informazioni numero verde 800 13 10 16 o www.motorshopping.it. Come and get me.